Ho ricevuto oggi con grande piacere, onore e particolare interesse la visita della delegazione maltese capeggiata dal ministro Mizzi e dall'ambasciatrice Frasier per discutere insieme di programmi di cooperazione. Una cooperazione che nasce da lontano perché Malta e la Sicilia hanno sempre avuto rapporti molto intensi per millenni. Malta e la Sicilia sono isole sorelle nel Mediterraneo, con la grandezza del Mediterraneo e i problemi che spesso subiscono il Mediterraneo. E abbiamo discusso del progetto del gasdotto Malta-Sicilia, il cui accordo già è stato siglato in termini generali di intesa. Siamo in attesa del parere del Ministero e speriamo nel giro di 15 giorni di concludere con una conferenza di servizi preliminare questo accordo. Naturalmente i rapporti non finiscono qui perché noi vogliamo il reciproco scambio di turisti, l'intensificazione dei collegamenti. Una grande occasione sarà sicuramente il fatto che Malta nel 2018 è capitale europea della cultura e quindi anche in questo quadro politiche di collaborazione che permettono alle due isole di crescere per lo sviluppo e il benessere delle due isole e delle popolazioni. Del progetto al gas pipeline bei Maltos Aja, progetti li jikredi mux studi tekniċi u għaffar padda, pero jirkjedi koll li kollem kollaborazzjoni bejn Malta u l-autoritajiet ta' Għalija. Fil-fatt illum il-laqgħa li kelli mal-President tar-Reġjun kienet propju biex inħaffu il-proċeduri biex immexxu dan il-proġett il-qudiem, proġett li tant huwa utli għal-pajjiżna. Dal-għodu ftehmna mal-President tar-Reġjun li biex jibda l-proċess ix-xahar id-dieħel kemm jista' jkun tasmih biex ħanħaffu ħalli nkunu nistgħu l-permessi li hemm bżonn ħalli l-proġett iseħħ. Dan għall-proġett ukoll għandu marbut miegħu ukoll investiment ħanitet ieħor li jista' joħloq bejn Malta u Sqalija fejn jidħol aspett turistiku u affarijiet bħal dawn.